purtroppo la mia vera conversione a Gesù, in cui io ho desiderato veramente di dargli corpo, mi sono messo ad agire in un modo veramente insolito. Vi leggerò cosa ne ho scritto sul libro Ortonovo degli Ulivi, che racconta la mia storia. Capitolo 30. Ogni persona, quando vedeva che Romano, per riuscire ad assumere il suo nominativo, l'integrava nella categoria C1 dell'operaio specializzato e lo pagava per tale, si rendeva conto che era finita in un posto irreale e quasi collocato fuori della normalità. Sì, perché venivano da me ragazzi che chiedevano di essere assunti e non sapevano fare quello che avrebbero voluto fare. Potevo assumerli, visto che avevo già 3 dipendenti, solamente se li dichiaravo operai specializzati. In quel modo non ero obbligato a ricorrere all'elenco che esisteva tra tutti coloro che domandavano e potevo accogliere chi direttamente si rivolgeva a me. La sua persona, che doveva imparare ancora il lavoro, era pagata da specializzata. Dimostrava allora grandissima riconoscenza a quel riconosciuto buono per la sensibilità che aveva dimostrato e l'aiuto che aveva dato. Nel mentre Vittorio era il mio direttore generale, nel mentre Vittorio badava ad inquadrarla nel lavoro, insegnandole tutto. L'idea che il nuovo assunto riportava era che per lui, proprio per la sua persona, era stata fatta una eccezione ed era molto riconoscente per quel privilegio. Ora accadeva che, magari pochi mesi dopo la sua assunzione, Amodeo privilegiasse ancora un'altra persona. Tutti si guardavano e dicevano tra loro: ma come? Un altro? Allora il penultimo assunto cominciava ad essere dubbioso sul privilegio concesso a lui. Ancora mesi dopo, se fosse stata fatta salire ancora un'altra persona su quel loro affollatissimo tram, allora anch'egli, dimenticandosi cosa aveva pensato quando egli era stato privilegiato ed accolto, si metteva ad osservare, assieme a tutti gli altri: ma come? Ancora un altro? E il privilegio per lui non esisteva più. Una storia infinita e ciclica. In 15 anni passeranno per l'ufficio di Romano oltre 50 persone. 50 perché ad un certo punto molte di queste, pagate troppo rispetto alla loro stessa preparazione, divenute veramente specializzate a spesa della ditta, si avvicinavano al titolare e gli dicevano: ti devo parlare. Significava, dopo un poco Amodeo lo capì, che era comparso chi, per avere una persona divenuta così brava, era ora disposta a pagarla ancora di più. A quel punto il nostro, in questo disegno animato da Walt Disney, non si scordi mai che noi abbiamo Dio come un Walt Disney, gli potrebbe osservare: amico, ho investito su di te quando voi tutti eravate convinti che fosse uno sproposito. Come fai ora a non sentirti impegnato a fruttare a vantaggio di un organismo che, lo hai visto, aiuta chi ha bisogno di crescere? Potrebbe dirlo, ma Amodeo non lo dice, gli dice invece: vai con Dio. Risponde così perché il compito assunto da Romano è stato quello di prepararlo ed è stato compiuto al meglio. Ma che criterio del cavolo è mai questo? Potreste chiedere. Il criterio c'è proprio.
Ed è questo. Quella persona, se neppure in un ambiente così, ha preparato per prima cosa il suo abito mentale al bisogno che esista la riconoscenza, non è colpa di nessuno, è solo un segno che il seme è stato piantato e che non sono ancora questi i tempi della sua maturazione libera. Il seme però è buono, il terreno pure, dunque il raccolto ci sarà, ma nei modi e nei tempi che solo Dio verrà, vorrà e conosce. Dunque assoluta fede nella bontà di quanto accade. Dio non tradisce mai. Esistiamo grazie a Lui. La sua provvidenza è sublime, supera i limiti delle apparenze. Nessuno di quelli che restano nella ditta, però, rimane mai contento del fatto che Amodeo risponda così a chi lo ha sfruttato e poi lo lascia. A loro sembra che questa sia una estrema debolezza. Finiscono per non sentirsi al sicuro all'interno di una impresa che ha un titolare che la pensa così. Ci sono entrati grazie a lui che la pensa così, ma ora ciò gli sembra che sia una grande sfortuna. È il generale atteggiamento, badate, dell'uomo nella sua vita. È stato beneficiato, ne ha la prova, esiste, e poi giunge a diffidarne. Ma in forza di che arbitrio? Il libero arbitrio? Sì, il gusto da acquisire nella persona. Chi è stato voluto affinché esistesse è oggetto del fermo proposito di Dio che si doti di un suo gusto personale. Dio si lascia mettere in crisi pur di permettere che egli, ente relativo, abbia un gusto relativo tutto suo. Nel caso del nostro Paperino, questo romano creato da Walt Disney, che è Dio, egli ha forzato parecchio la mano a Vittorio, perché Vittorio, piuttosto realista, non lo avrebbe assunto. Ma ora le stesse persone pensano: per fortuna c'è Vittorio. Vittorio, per chi non era già capace, era come il diavolo, loro amico, il difensore di ciò che già esisteva e lo amministrava con il primato della forza, fino ad usarla tutta, fino a che ce ne fosse, il che equivaleva alla morte. Egli gonfiava l'utile, portava in casa beni, sostanze, ricchezze, argomenti che non sono il fine ultimo di Dio, ma sono solo strumenti volti all'accoglienza, al privarsene, al darli ad un altro, fino a divenire poveri di se stessi e tutti carichi del valore di Dio. Chiamati e ingolositi da quanto avevano avuto, queste persone erano state invase dal delirio di onnipotenza, portate ad illudersi che fossero ora essi a fare, dopo che Dio li fece e li abbandonò a se stessi, con il libero arbitrio di fare a proprio modo e avendone la piena facoltà. Che errore macroscopico nei vari Pippo, Pluto e Topolino. Una volta che sono stati creati, essi vivono ancora e solo se il loro creatore seguita a dar loro vita, aggiungendo fotogramma a fotogramma. La creazione in questo campo non è mai una indipendenza, mai. Sbaglia moltissimo Gamba di Legno se crede se stesso il colpevole delle malefatte che compie. E sbaglia Topolino se crede che è lui, in collaborazione con il commissario Basettoni, a sgominare la banda Bassotti. È tutto e sempre il creatore che seguita a creare. Ove tutto accade per creazione, il tempo che passa segna solo il perdurare della creazione di un Dio che fa nuove tutte le cose, aggiungendo situazione a situazione, modificata nella forma, ma non nell'essenza. L'essenza è nuova perché l'attimo nuovo che è non è quello di prima, che è diventato questo. Quel tempo era una cosa, e questo tempo è un'altra cosa.